sola. Era l'unica che amava il padre. Grazie a Dio. Oh, siamo sole. Oggi non se ne accorge nulla! La vecchia è chiusa bene! Sì, con dei giri di chiave! Ma devi mettere anche la spranga! Ha delle dita come 5 grimaldelle! Bernarda! Ora viene! Pulissi! Pulissi! Se Bernarda controlla la roba riducente mi strapperà di pochi capelli che mi resta! Donna! Tiranna di quelli che la circondano! Non è capace di sedersi sul tuo cuore e di vedere come muori per un anno senza che gli si cancelli quel sorriso freddo che porta su quella faccia maledetta. Pulisci? Sangue nelle mani, forza di strafilare tutto. Lei è la più elegante, lei è la più onesta, lei è la più in alto. L'eterno riposo se l'è guadagnato il suo povero marito. Ah! I parenti c'erano tutti! Quelli di lei! La gente di lui la odia! Sono venuti a vederlo morto e gli hanno fatto una croce sopra. Le panche basteranno, sì? Avanzano, ma che si siedano per terra. Da quando morì il padre di Bernarda, la gente non è più entrata sotto questi tetti. Lei non vuole essere vista nel suo dominio. Sia maledetta. Però con te si è portata bene. 30 anni a lavare le sue lenzuola. 30 anni a mangiare i suoi avanzi. Non ti sveglia quando tossisce. Giorni interi a guardare la finestra, spiare i vicini, portarne il resoconto. Una vita senza segreti l'una per l'altra. Nonostante tutto, che sia maledetta. Un dolore brutto di chiodi le trapassa gli occhi. Ma io sono una buona cagna. Abbaio quando me lo dice. E mordo i talloni di quelli che chiedono l'elemosina quando lei mi aizza. Poi i miei figli lavorano le sue terre e sono già sposati tutti e due. Però un giorno mi stufero. E quel giorno? Quel giorno mi chiuderò con lei in una stanza e seguiterò a sputarle addosso per un anno intero. Bernarda, per questo. Bernarda, per quello. Bernarda, per quest'altro. Fino a ridurla come una lucertola spiaccicata, che è quello che lei e tutta la sua famiglia. Certo, io non le dica. Le restano 5 figlie. 5 figlie femmine. 5 figlie brutte. Che eccetto Angustias, la maggiore, che è figlia del primo matrimonio e che ha i denari. Le altre, molte camicie di lino, molto i pizzi ricamati. Ma pane e uva per tutta eredità. Vorrei averlo anche io quello che hanno loro. Noi abbiamo le nostre mani. È una fossa nella terra della verità. Ecco, quella è la terra che lasciano a chi non ha niente come noi. Pulisci? Pulisci? L'ho provato, non va via né col sapone né con lo strage. L'ultimo responsorio. Vado a sentirmelo. Mi piace molto come canta il parroco. Nel Padre nostro ha alzato la voce che sembrava una giara d'acqua che si riempiva poco a poco. Poi alla fine ha seccato, però è una gloria sentirlo. Aiuta che venevo l'antico sacrestano Don Chapinos al funerale di mia madre e
per sempre. Vengo per gli avanzi. Dalla porta si arriva in strada. Gli avanzi sono miei. Donna tua, gli ti paga. Io e la mia bambina siamo soli. Anche i cani sono soli. E vivono. Me li danno sempre. Vattene! Nessuno di darmi lezioni. Sedersi. Avete iniziato i lavori nell'aia? Ieri. Il sole cade come un piombo. Sono anni che non si sentiva un calore così. È pronta la limonata? Sì, Bernarda. Dani anche agli uomini. La stanno prendendo nel patio. Che escano da dove sono entrati. Non voglio che passino lì. Stava lì. Lì stava sua madre. Lei ha visto sua madre. Pepe non l'abbiamo visto né lei né io. Mi era sembrato di... Il cielo era il vedovo della Falì molto vicino a tua zia. Quello l'abbiamo visto tutti. Le donne in chiesa non devono guardare altro uomo che l'officiante
che ha la donna. Voltare la testa vuol dire cercare il calore dei pantaloni. Dio sia lodato! Sia sempre benedetto e lodato! Riposa in pace con intorno la santa schiera. Con l'arcangelo San Michele la sua spada giustiziera. Riposa in pace. Con la chiave che tutto apre la mano che tutto serra. Riposa in pace. Riposa con i beati e le fiammelle dei campi. Riposa in pace. Con la nostra santa carità e le anime di mare e terra. Riposa in pace. Dona il riposo eterno al tuo servo Antonio Maria Benavides e la corona della tua santa gloria. Amen. Andate nelle vostre grotte a criticare quello che avete visto. Aspettiate molti anni prima di passare di nuovo dalla soglia di casa mia. Non potrai lamentarti. È venuto tutto il paese. Sì, a riempire casa mia col sudore delle loro sottane e il veleno delle loro lingue. Madre, non parli così. È così che bisogna parlare in questo maledetto paese senza fiume. Paese di pozzi. Dove si beve sempre l'acqua con paura che sia avvelenata. Hanno ridotto i pavimenti. Uguale che se fosse passato un gregge di carne. Nina, dammi il ventaglio. E questo è il ventaglio che si dà una vedova. Portamene uno meno. E impara a rispettare il lutto di tuo padre. Prenda il mio. E tu? Io non ho caldo. Cercane uno. Ti servirà. Per gli 8 anni che durerà il lutto non dovrà entrare in questa casa il vento della strada. Facciamo conto che abbiamo murato porte e finestre. Così fu in casa di mio padre e in casa di mio nonno. Nel frattempo potete ricamare il corredo. Nella casa paga ci sono 20 pezzi di lino con cui potete tagliare lenzuola e risvolti. E Maddalena può ricamarle. Per quel che mi importa. Se non puoi ricamarle, resteranno senza ricami. Così le più si cureranno di più. Nelle mie e nelle vostre. So che ormai non mi sposerò. Preferisco portare sacchi al mulino. Tutto meno che restare seduta giorni e giorni in questa sala buia. Questo significa essere donna. Siano maledette le donne. Qua si fa quello che comando io. Non puoi più andare da tuo padre? Ago e filo per le femmine, frusta e mula per il maschio. Questo tocca alla gente che è nata con la Roma. Bernarda! Fammi uscire! Bernarda! Lasciatela andare! Mi è costato tenerla. Su! Passa! Madre, avrà 80 anni, ma è forte come una quercia. C'è a chi assomiglia. Mio nonno era uguale. Durante le condoglianze ho dovuto tapparle varie volte la bocca con un sacco vuoto. Perché voleva chiamarti?
carne di cane da mangiare, è quello che dice che le dai. È piena di malanimo. Lasciatela che si sfoghi nel patio. Preso dal suo cofanetto, i suoi pendenti da metista, se li ha messi, mi ha detto che vuole andare a sposarsi. Vai con lei! E che non si avvicini al pozzo. Non temere che si butti. Non è per quello, da quel punto le vicine possono vederla dalle loro finestre. Possiamo cambiarci d'abito? Sì, ma non togliete i fazzoletti. È Angustia? L'ho vista che sbirciava dalla fessura del portone. Gli uomini se n'erano appena andati. E per cosa eri andata pure tu al portone? Io ero andata a vedere se le galline avevano fatto le uova. Ma il corteo degli uomini era già uscito? No, una parte era ancora ferma lì fuori. Angustias! Angustias! Cosa comanda? Cosa guardavi? E chi? Nessuno. Ti sembra per bene che una donna della tua condizione getti l'amo dietro un uomo il giorno della messa di suo padre? Rispondi! Chi guardavi? Io? Tu? Nessuno. Gatta! 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 Calmati! Fuori di qui! Senza dar peso a quel che faceva. Che francamente sta male. Già, mi è sembrato strano vederla sgattaiolare verso il patio. Dopo è rimasta dietro una finestra a sentire discorsi che facevano gli uomini, che come sempre non si possono sentire. È per questo che vengono ai funerali. E di cosa parlavano? Parlavano di Paca la Rosetta. Ieri notte hanno legato suo marito a una mangiatoia. A lei se la sono portata su in cima in groppa a un cavallo all'uliveto. E lei intanto soddisfatta. Dicono che andava in giro con i segni di fuori. Massimiliano la portava in braccio come suonasse la chitarra. Regina Santa, un orrore. E poi cos'è successo? Quel che doveva succedere. Sono tornati che era quasi giorno. Paca la Rosetta aveva i capelli sciolti, una corona di fiori in testa. È l'unica malagonna che abbiamo in paese. Perché non è di qui. È di molto lontano. E anche quelli che sono andati con lei sono tutti figli di forestieri. Gli uomini di qui non sono capaci di questo. No, però mi piace guardare e parlarne. E si leccano le dita quando succede. Raccontavano molte altre cose. Quali? Mi vergogno a riferirle. E mia figlia le sentì chiaro? Quella presso dalle sue zie. Bianche, untuose e che facevano gli occhi da cerbiato a complimento di un barbieruccolo qualsiasi. Quanto bisogna soffrire, lottare perché le persone siano per bene e che non seguano il loro istinto. Perché le tue figlie sono già in età di concludere. Bernarda, fin troppo poca guerra ti fanno. Angustia già deve averne molto più di 30. 39 giusti. Figurati, quella non ha mai avuto un fidanzato. No, nessuna di loro ha avuto un fidanzato, non hanno alcun bisogno, stanno benissimo così. Volevo offenderti. Non c'è in 100 leghe chi gli si possa avvicinare. Gli uomini di qui non sono della loro condizione, cosa devo fare? Darle al primo bracciante che passa? Saresti dovuta andare in un altro paese. A venderle? No, Bernarda, a cambiare. Certo, in un altro paese le povere sarebbero loro. Frena quella lingua, Pumina. Con te non si può parlare, eh? C'è o non c'è confidenza tra di noi? Non c'è. Tu mi servi. Io ti pago tutto qui. Bernarda,
Don Arturo è qui per le divisioni. Arrivo. Tu vai a imbiancare il patio. E tu metti le cose del morto nella casapanca grande. Alcune cose potremmo darle via. Niente. Nemmeno un bottone, neanche il fazzoletto con cui gli abbiamo coperto la faccia. Senza fede, ma come un orologio. Da che è venuto il medico nuovo, sei più vivace. Io mi sento uguale. Hai notato? Adelaida non è venuta al funerale. Lo sapevo già. Il suo fidanzato non la lascia neanche affacciare sulla strada. Prima era allegra. Adesso non si mette neanche la cipria in faccia. Una non sa più se è meglio o no avere il fidanzato. È lo stesso. Ah, è tutta colpa di questa critica che non ci lascia vivere. Adelaide avrà passato un brutto momento. Hanno paura di nostra madre. È l'unica che conosce la storia di suo padre, l'origine delle sue terre. Le tira sempre pugnalotti sull'argomento quando viene. Suo padre uccise a Cuba il marito della prima moglie per sposarsi con lei. Poi qui l'abbandonò e andò con un'altra che aveva una figlia. E dopo ebbe una relazione anche con questa ragazza, la madre di Adelaida. E si sposò con lei dopo aver fatto morire pazza la seconda moglie. E quell'infame perché non sta in carcere? Perché gli uomini si coprono l'uno con l'altro nelle cose di questo genere. E nessuno è capace di fare la storia. Ma Adelaida non ha colpa di questo. No. Ma le cose si ripetono. Io vedo che tutto è una terribile ripetizione. Lei ha lo stesso destino di sua madre e di sua nonna, moglie entrambe dell'uomo che l'ha generata. Che cosa tremenda. È preferibile non vedere mai un uomo. Da bambina mi facevano paura. Li vedevo in cortile, a giocare i buoi, sollevare i costali di grano, tra grida, rimbombare di passi e... Ho sempre avuto paura di crescere per timore di trovarmi all'improvviso abbracciata da loro. Dio mi ha fatta debole e brutta e li ha allontanati definitivamente da me. Questo non lo dire. Enrique Humanas. Ti veniva dietro e gli piaceva. Invenzioni della gente. Una volta sono rimasta in sottoveste dietro la finestra finché venne giorno perché mi avvisò con la figlia del bracciante che sarebbe venuto. E poi non venne. Fu tutta cosa di chiacchiere. Poi si sposò con una che aveva più di me. È brutta come un demonio. Che importa allora della bruttezza? Allora importa la terra, le coppie di buoi,
e una cagna sottomessa che gli dia da mangiare. Che fate? Stiamo qui. E tu? Ho fatto un giro per le stanze, per camminare un po', a guardare i quadri ricamati di nostra nonna, il cagnolino di lana, il negro che lotta con il leone che ci piaceva tanto da bambine. Quella era un'epoca più allegra. Le nozze duravano 10 giorni e non c'erano le male lingue. Oggi c'è più finezza. Le fidanzate si mettono il velo bianco come in città. Beviamo vino di bottiglia, ma stiamo a marcire per quello che diranno. Lo sa Dio che succederebbe altrimenti. Hai una stringa slacciata. E allora? E ci inciampi e cadi. Una di meno. E Adela? Si è messa il vestito verde che si è fatta per festeggiare il giorno del suo compleanno, è andata nel cortile e si è messa a gridare: galline, galline, guardatemi! Ho dovuto ridere. Se l'avesse vista nostra madre. Poverina, è la più giovane ed è quella che si fa più illusioni. Io darei non so che cosa per vederla felice. Che ore sono? Saranno le 12. Di già? Staranno per scoccare. Sapete già la cosa? No. Andiamo. Non so a cosa ti riferisci. Voi due lo sapete meglio di me. Sempre appiccicate come due pecorelle, ma senza sfogarsi con nessuno. La cosa di Pepe Romano. Eh? Già se ne parla per il paese. Pepe Romano viene a sposarsi con Augusta. Ieri notte era qui che girava intorno alla casa e credo che presto manderà un emissario. Sono contenta, è un tipo in gamba. Anch'io. Angustias ha una buona dote. Nessuna di voi due è contenta. Magdalena. Se venisse per Angustias come persona, per Angustias come donna, io ne sarei contenta, ma viene per i soldi. Anche se Angustias è nostra sorella, qui siamo in famiglia, ne chiamalo. È vecchia, malata, ed è sempre stata quella che ha avuto meno pregi di tutte noi. Perché se a 20 anni sembrava un palo vestito, che cos'è adesso che ne ha 40? Non parlare così, la fortuna arriva chi meno lo aspetta. E dai, dopo tutto dice la verità. Augusta sia la più ricca della casa, è l'unica che ha i soldi di suo padre. E adesso che nostro padre è morto e si fa la divisione, Pepe viene per lei. Pepe Romano ha 25 anni, è l'uomo migliore di tutti i dintorni. La cosa naturale sarebbe che prendesse te, Amelia, o la nostra Adela, che ha 20 anni, ma non che venga a cercare la cosa più oscura di questa casa. Una donna che, come suo padre, parla con il naso. Magari a lui piace. Io non ho mai potuto sopportare la tua ipocrisia. Che Dio ci protegga. Adela! Allora? Ti hanno vista le galline? Ma si vede nostra madre di dire i capelli? Ma cosa avrei dovuto fare? Mi ero fatta moltissime illusioni su questo vestito. Pensavo di mettermelo il giorno che andiamo a mangiare pure alla noia. Non ci sarebbe stato un altro uguale. Bellissimo. E mi sta molto bene. È il migliore che ha tagliato la nostra Magdalena. E le galline che cosa ti hanno detto? Le galline mi hanno regalato un po' di pulci che mi hanno sfaragliato d'arte! Che puoi fare e tingerlo di nero? Il meglio che puoi fare è regalarlo ad Augustias per le nozze con Pepe Romano. Ma Pepe Romano non lo hai sentito dire? No. Beh, adesso lo sai. Ma non è possibile. Il denaro può tutto. Allora è per questo che ha seguito gli uomini dietro il corteo. E quell'uomo è capace... È capace di tutto. Che pensi, Adela? Penso che questo lutto mi ha colpito nel momento peggiore della mia vita per sopportare. Alla fine ti abituerai. No, che non mi abituerò. Io non posso rimanere chiusa qui dentro. Io non voglio che le mie carni diventino come le vostre. Io non voglio perdere la mia bianchezza in queste stanze. Io domani mi metterò il mio vestito verde per andare.
poverina. Quanto soffre per suo padre. Quello che sarà di una sarà di tutte. A momenti ti sentiva la serva. E Pio Romano arriva dal lato della via. Andiamo a vederlo. Tu non vai. A me non importa. Appena svolta l'angolo, dalla tua stanza, si vedrà meglio. Maledette divisioni. Quanti soldi toccano l'Angustias? E alle altre abbastanza poco. Me l'hai già detto 3 volte e non ti ho voluto rispondere. Abbastanza poco, molto poco. Non ricordarmelo più. Angustias? Madre... E hai avuto il coraggio di metterti la cipria... Cioè, hai avuto il coraggio di lavarti la faccia il giorno che è morto tuo padre? Non era mio padre. Il mio è morto tanto tempo fa, non se lo ricorda. Devi di più a quest'uomo, padre delle tue sorelle, che al tuo stesso padre. E grazie a lui che hai intatta la tua eredità. Avremmo dovuto vedere. Angustia, o se solo per rispetto, per decenza. Madre, mi lasci uscire. Uscire? Uscire sì. Dopo che ti sarai levata no, questa no, cipria no, da... Ma no, 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 le tue zie! Non essere così feroce. Io non sono pazza. Ho i miei 5 sensi a posto, so benissimo quel che mi faccio. Che succede? Niente, non succede niente. Se state discutendo per le divisioni, tu che sei ricca, ti puoi prendere così. Lascia la lingua nella tua. Fatevi illusioni di tenermi testa finché non uscirò di questa casa con i piedi in avanti. Comanderò io sul mio e sul vostro. Hai capito? Bernarda, dov'è la mia mantiglia? Niente di quello che ho voglio che sia per voi. Né i miei anelli, né il mio vestito nero di muore. Perché nessuna di voi si sposerà. Nessuna! Avete capito? Bernarda! Dammi la mia corona! Perché l'avete lasciata uscire? È scappata! Sono scappata! Io mi voglio sposare. Con un bel maschio della riva del mare, già che qui gli uomini scappano dalle donne! Via zitta, madre! No, non sto zitta. Io non voglio vedere queste donne impazzire per le nozze facendosi il cuore in polvere! Io voglio tornare al mio paese. Io voglio un maschio per sposarmi, avere felicità. Rinchiudetemi! Aiutatela, ragazzi! Bernardo, io voglio andarmene da qua! A sposarmi in riva al mare! In riva al mare, Bernardo! Oh.
già tagliato il terzo lenzuolo. Tocca ad Amelia. Angustias, metto anche le iniziali di Pepe? No! Adela, non vieni? Si sarà buttata sul letto. Quella qualcosa. La vedo senza pace, spaventata, tremante, come se avessero un certo lampetto. Non hai più nemmeno di quello che abbiamo tutte. Tutte meno Angustias. Io sto bene. E a chi ne soffre? Che crepi. Certo, bisogna ammettere che il meglio che hai sempre avuto è la figura e la finezza. Fortunatamente presto me ne uscirò da quest'inferno. Magari non te ne esci. Beh, basta con questi discorsi. E poi... meglio moneta in cassa che occhi neri in faccia. Da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce. Apri la porta del patio. Vediamo se entra un po' di fresco. Questa notte passata non potevo dormire per il caldo. Nemmeno io. Anch'io mi sono alzata per rinfrescarmi. C'era una nuvola nera di temporale. Sono cadute perfino alcune gocce. Era una del mattino. Dalla terra saliva fuoco. Anch'io mi sono alzata e c'era ancora Angustias con Pepe alla finestra. Così tardi? E a che ora se n'è andato? Maddalena! Perché chiedi? Se lo hai visto? Se n'è andato che sarà stata 1:30. Ah sì? Sì. E tu perché lo sai? Io l'ho sentito tossire e ho sentito i passi della sua giumenta. Ma se l'ho visto andarsene che saranno state 4. Non era lui. Sono sicura. Anche a me è sembrato. Che stranissima cosa. Angustias, cos'è che ti ha detto il primo giorno che Pepe è venuto sotto la tua finestra? Su. Di... ma niente, che mi doveva dire, cose di conversazione. È veramente strano che due che non si conoscono si vedano d'un tratto da una grata e già fidanzati. E beh, a me non mi ha sorpreso. A me mi parebbe un non so cosa. No, perché quando un uomo si avvicina alla grata già sa da quelli che vanno, vengono, quelli che fanno, disfano, che egli si dirà di sì. Bene, ma poi lui te lo deve dire. Certo. E come te l'ha detto? Già lo sai che io ti vengo dietro. Ho bisogno di una donna buona, a modo, e questa sei tu, se sei d'accordo. A me mi danno una vergogna queste cose. A me no, però bisogna passarci. E disse altro? Sì, parlò sempre lui. E tu? No, io? Non avrei potuto. Quasi il cuore mi usciva dalla bocca. Era la prima volta che io mi trovavo da sola, di notte, con un uomo. E un uomo così bello. Non è affatto male. Queste cose succedono tra persone già un po' istruite. Che parlano, che dicono, che buono la mano. La prima volta che mio marito Evaristo il Colorin venne sotto la mia finestra. Che successe? Era molto scuro. Lo vidi avvicinarsi. È arrivato, disse: buonanotte. Buonanotte. Sì. Restammo zitti per più di mezz'ora.
correva il sudore per tutto il corpo. Allora lui si avvicinò che sembrava volesse passare per le inferriate e disse con voce bassissima: vieni, fatti palpare. Ci sentiranno. Poi si portò bene, invece di fissarsi con cose strane si fissò con l'allevare canarini finché morì. A voi altre che siete nubili, comunque conviene sapere che dopo 15 giorni di matrimonio l'uomo lascia il letto per la tavola e poi la tavola per l'osteria, e quella che non si adatta marcisce piangendo in un angolo. Tu ti sei adattata. L'ho messa a posto suo. È vero che l'hai picchiato qualche volta. Per poco lo lascio storpio. Così dovrebbero essere tutte le donne. Mi vengo dalla scuola di tua madre. Un giorno mi disse, non so che cosa è, e ammazzai tutti i canarini. Oh. Con il pestello del mortaio. La bambina sta male. Per forza dorme appena. Che fa? Io che ne so che cosa fa. Tu dovresti saperlo meglio di me, dormi dall'altra parte della parete. L'invidia se la mangia. E non esagerare. Glielo leggo negli occhi. Le sta venendo uno sguardo da pazza. Non parlate di pazzi. Qui è l'unico posto dove non bisogna pronunciare questa parola. Allora non stavi dormendo. È che non mi sento bene. Hai dormito bene questa notte? Sì. E allora? Lasciami. Dorma o che sia sveglia, non hai nessun motivo di mischiarti negli affari miei. Io faccio quello che voglio con il mio corpo. Hai solo interesse per interesse te. Interesse e inquisizione. Non stavate cucendo? E continuate a cucire. Vorrei essere invisibile. Passare per le stanze senza che nessuno mi domandi: dove stai andando, Adela? Dove stai andando, Adela? Dove stai andando? Renata ti chiama. È arrivato l'uomo di pizzo. Sì, sì, sì. Non mi guardare più! Se vuoi ti do i miei occhi che sono freschi! Ho la mia schiena per addrizzarti la gobba che hai avvolta la testa! Andò io passo. Dai, che tua sorella! Per di più quella che ti vuole più bene. Mi segue dappertutto. Non mi lascia mai in pace, si affaccia alla porta della mia stanza per vedere se dormo. Tutto il tempo gli a dirmi che peccato quella faccia. Che peccato quel corpo che non sarà mai di nessuno, no? Il mio corpo sarà di chi voglio io. Di Pepe Romano? Non è così? Che dici? Quello che ho detto, Adela. Scherzi. Ma credi che non sia stato? Uccidi questi pensieri! Che cosa serve? Non mi serve, vediamo attraverso le pareti. Dove vai di notte quando ti alzi? Le mani piene d'occhi quando si tratta di quel che si tratta. Io per quanto ci pensi, non so cosa ti proponi di fare. Perché ti sei messa quasi nuda, con la finestra aperta, la luce accesa, quando passava Pepe il secondo giorno che è andato a trovare tua sorella? Questo non è vero. Non è vero! Fai come le bambine piccole! Lascia in pace tua sorella! E se
pepe romano ti piace, sopporta! Sì, sopporta! Ma poi chi ti dice che non te lo puoi sposare? Tua sorella Angustias è malata. Quella non era già al primo parto. È stretta di cintura, vecchia. E con la mia esperienza ti dico che morirà. Sarà come tutti i vedovi di questa terra. Si sposerà con la più bella, la più giovane, e quella sei tu. Alimenta questa speranza, Adela. Dimenticalo. Fai quello che vuoi, ma non andare contro la legge di Dio. No, io non so. Fatti lasciare fuori il calaso, Peppe. La tua ombra sarà. Invece che pulire casa, andare a letto a pregare i tuoi morti, seguì come una vecchia marrana che cerchi faccende di uomini e donne per salvarci. Io veglio perché non voglio che la gente sputi al passare da questa porta. Quanto affetto ti è venuto tutto all'improvviso per mia sorella. Io non guardo in faccia a nessuno. Però voglio vivere in una casa per bene. E non voglio macchiarmi da vecchia! Il tuo consiglio è inutile. Ormai è troppo tardi. Non so di te che sei una serva, sopra mia madre, io passerei per spegnermi questo fuoco che mi si è acceso tra le gambe e nella bocca. Che cosa puoi dire contro di me? Mi chiudo in camera, che non apro la porta, che la notte non dormo, io sono più furba di te. Vedi se riesci a prendere la lepre con le mani. Non sfidarmi, Adela. Non sfidarmi perché io posso gridare. Posso accendere le luci, far sì che suonino le campane. Prendi 4.000 bengala gialli e mettili tra i covoni del cortile, nessuno impedirà che accada quello che deve accadere. Tanto ti piace quell'uomo. Guardando i suoi occhi mi sembra di bere il suo sangue. Lentamente. Ma io non ti posso sentire. Beh, invece mi sentirai. Mi hai fatto paura, ma io sono più forte di te. Sempre a discutere. Certo, si ostina con il caldo che fa a volermi mandare a bottega a prendere non so che cosa. Mi hai comprato la bottiglia di profumo? La più cara. E le ciprie? Le ho messe sul tavolo della tua stanza. Lo vedremo. Hai visto i tizi? Quelli di Angustias per le sole in sola da sposa sono deliziosi. Su. Questi sono per me per una sottoveste. Ci vuole umorismo. Per vederli io. Non ho bisogno di farmi bella davanti a nessuno. Nessuno vede una in sottoveste. A volte. Ma adoro la biancheria, se fossi ricca avrei tutto di vino. È uno dei pochi gusti che mi resta. Questi pizzi sono deliziosi. Le cuffie da bambine. Le mantelline da battesimo. Io non ho mai potuto usarli con i miei. Vediamo se ora Angustia si usa con i suoi. Come comincia a filiare, starete da mattina a sera a cucire. Io non penso di dare un punto. E tanto meno a levare i bambini altrui. Guarda come stanno ridotte le vicine del ghiotto, lo sacrificate per quattro sgorbi. Le stanno meglio di voi.
almeno lì si ride, si sentono le sculacciate. E allora vai a servire da loro. No, ormai mi è toccato questo convento. Sono gli uomini che tornano dal lavoro. Con questo sole. Un minuto fa sono scoccate le tre. Dovrei andare anch'io per i campi. Ognuno deve fare il suo. Così è. Non c'è allegria come quella dei campi in questa stagione. Ieri mattina sono arrivati gli editori. 40, 50 bei giovanotti. Di dove sono quest'anno? Di molto lontano. Sono venuti dai monti. Allegri come alberi in fiamme, gridando, tirando pietre. La notte è venuta in paese una donna vestita di lustrini. Ballava con una fisarmonica. 15 di loro l'hanno contrattata per portarsela all'oliveto. Io l'ho vista da lontano. Quello che la contrattava aveva l'aria, ti vedi? Era attillata come un covone di grano. È vero? È possibile. Anni fa venne un'altra di queste e io stessa chiedi a mio figlio maggiore i soldi perché ci andasse. Gli uomini hanno bisogno di queste cose. Si perdona tutto. Nascere donne è il peggior castigo. Nemmeno i nostri occhi ci appartengono. Sono loro. Che canti deliziosi. Ora escono a mietere. E non gli importa del caldo. Mietono tra le campate. Che a me piacerebbe mietere. Per andare, venire, così ci si dimentica di quel che ci vuole. Cos'hai da dimenticare? Ognuno sa le sue cose. Sì, te! Che canto! Ora, girano l'angolo. Andiamo a vedere dalla finestra della mia stanza. Sì, ma state attenta a non schiuderla troppo, che sono capaci di dare uno spintone per vedere chi guarda. Su! Che ti succede? Soffro il caldo. Solo questo? Desidero che arrivi novembre. I giorni di pioggia, la brina, tutto quello che non sia quest'estate interminabile. Passerà presto e tornerà di nuovo. Certo. A che ora ti sei addormentata stanotte? Non lo so. Dormo come un ciocco. Perché? Per niente. Ma mi è sembrato di sentire gente in cortile. Sì? Molto tardi. E non hai avuto paura? No, l'ho già sentito altre notti. Dovremmo stare attente. Forse saranno i braccianti. I braccianti arrivano alle 6. Ah. E allora forse una mula giovane, non ancora domata? Ecco, una mula giovane, non ancora domata. Bisogna avvisare. No, non dire niente. Può essere una mia fisima. Forse. A me scusa. Niente. Perché mi hai chiamato? Mi è scappato, è stato senza rendermene conto. Sdraiati un po'. Dov'è? Il ritratto di Pepe che era sotto il mio cuscino. Chi di voi ce l'ha? Nessuno. Neanche Pepe, forse il samba te lo mio da c'è. Dove? Il ritratto! Ma che ritratto? Una di voi me l'ha nascosto. Dai, la sfacciataggine di dire questo. Era in camera mia! Adesso non c'è. Sarà scappato a mezzanotte al cortile. A Pepe piace camminare. Non mi prendere in giro. Quando verrà glielo dirò. Questo no. Perché salterà fuori. Mi piacerebbe sapere chi di voi ce l'ha. Chiunque, ma non io, naturalmente. Cos'è questo scandalo? In casa mia, durante l'orario della piccola, le vicine staranno con l'orecchio appiccicato al tramezzo. Mi hanno preso il ritratto del mio fidanzato.
Chi? Chi? Queste! Chi dico? Rispondete! Controlla nelle stanze. Cerca anche nei letti. Questo succede, non tenervi legate più strette. Ma mi sognerete anche la notte. Sei sicura? Sì. L'hai cercato bene? Sì, madre. Mi fa temere la fine della mia vita il veleno più amaro che una madre può sopportare. Non lo trovi? Eccolo. Dov'era? Era. Parla senza paura. Tra le lenzuola del letto di martirio. È vero? È vero. Una coltellata maligna ti diano. Mosca morta. Semina di vetro. Mi picchi, madre. Quanto voglio. Sai, io la lascio. Mi sente, si allontana. Ma prendi rispetto a tu. La lasci, per favore. Non hai più lacrime, ti restano in quegli occhi. Non mi metterò a piangere per farle un piacere. Perché hai preso il ritmo? Non posso fare uno scherzo a mia sorella. Per quale altro motivo avrei dovuto volerlo? Non è stato uno scherzo. A te non sono mai piaciuti i giochi. Era qualcos'altro che ti premeva nel petto perché volevo uscire. Dillo! Dillo chiaramente! Ma non mi fare parlare! Che se parlo si uniranno queste pareti l'una con l'altra per la vergogna! Adela! Ma la lingua non finisce di inventare, madre! E ci lapidate con cattivi pensieri! Altre fanno cose più cattive! Perché non si spogliano nulla una volta per tutte! Fiume! Se ne porta! Io non ho colpa! Se Pepe Romano ha messo gli occhi su di me! Sì, tu soldi! Io vedevo arrivare la tempesta, non pensavo che sarebbe scoppiata così presto. Che grandinata d'odio state versando sopra il mio cuore. Ma io non sono vecchia. Ho 5 catene per voi. Nelle mura di questa casa costruita da mio padre perché neanche l'erba si accorga della mia desolazione. Fuori di qui! Dovrò castigarli. Ah! Bernarda, ricordati! Questo è il tuo dovere. Posso parlare? Parla. Mi dispiace però che tu abbia ascoltato. Non sta mai bene una strana nel centro di una famiglia. Il che ha visto, ha visto. Angustia deve sposarsi subito. Giusto. Bisogna portarla via da qui. Non lei. Lui. Lui, sì. Bisogna allontanarlo di qui. Pensi bene. No, io non penso. Certe cose non si devono e non si possono pensare. Io ordino. E tu credi che lui vorrà andarsene? Cosa immagina la tua testa? Lui, certo, si sposerà con Angustias. Parla. Ti conosco troppo bene come per non sapere che è già pronto per me il coltello. Ma pensavo che un consiglio si potesse chiamare assassino. Ma mi devi mettere in guardia da qualcosa. Bernarda, io non accuso. Io dico solo, apri gli occhi e vedrai. E vedrai? Cosa? Tu sei sempre stata furba. Hai visto il male della gente a 100 leghe. E molte volte io ho creduto che tu indovinassi i pensieri. Però i figli sono figli. Ora sei cieca. Ma ti riferisci a Martino? Beh sì, a Martino. Perché avrà nascosto il ritratto? Dopotutto lei dice che è stato uno scherzo. Che altro potrebbe essere? Se tu ci credi. Non è che ci credo. È così. Basta. Ma affari tuoi. Però se fosse la vicina di fronte, che sarebbe? Ecco, comincia a tirare fuori la punta del coltello. Guarda, qui succede una cosa molto grande. Io non ti voglio dare la colpa. Ma tu non hai lasciato le tue figlie libere. Ma Martirio è innamoraticcia di quello che vuoi. Perché non hai lasciato che si sposasse con Enrico Umanas?
Perché quando doveva venire sotto la sua finestra era andata a dire che non venisse? Il mio sangue non si unisce con quello dell'umano affinché vivo. Suo padre era un bracciante. Questo è il risultato delle arie che ti dai. Io mi do le arie perché posso darmene. Tu non te le dai perché sai benissimo qual è la tua origine. Non me lo ricordare. Sono sempre stata grata per la tua protezione. Non sembra. Martirio si dimenticherà di questo. Ma se non si dimentica, peggio per lei. Questa non mi sembra la cosa molto grande che succede qui secondo te. Perché qui non succede niente. Questo è quello che vorresti tu. Ma stai tranquilla, che se un giorno succedesse, non oltrepasserebbe le mura. Questo non lo so. In paese ci sono persone che anche loro leggono da lontano i pensieri nascosti. Quanto godresti a vedere me e le mie figlie sulla via del lupanare. Nessuno può sapere la sua fine. Io so la mia fine. E so anche quella delle mie figlie. Il lupanare lo lasciamo riservato per una certa donna già morta. Bernarda, rispetta la memoria di mia madre. Non mi riempire tu con i tuoi cattivi pensieri. Sarà meglio che non mi mischi in niente. Questo dovresti fare. Lavorare e tacere su tutto. È quello che tocca a chi vive a servizio. Non si può. Ah! A te non sembra che Pepe starebbe meglio sposato con Martirio? O sì, con Adela. Non mi pare. Adela. Quella è la vera fidanzata del Romano. Le cose non sono mai a gusto nostro. Però gli costa molto deviare dalla loro vera inclinazione. A me sembra brutto che Pepe stia con Angustias e anche alla gente, persino all'aria. Chissà come finiranno le cose. Eccoci di nuovo qui, strisci intorno per riempirmi di sogni cattivi. Non voglio capirti. Arrivassi a portata di quello che dici, ti dovrei graffiare. Non arriverà il sangue al fiume. Certo che no. Perché fortunatamente le mie figlie mi hanno sempre obbedito, mai hanno deviato dalla mia volontà. Questo sì, ma appena le lascerai libere ti saliranno sul tetto. E io le tirerò giù a sassate. Naturalmente sarà più coraggiosa. La più coraggiosa! Ah! Però come vanno le cose? Alla sua età bisogna vedere l'entusiasmo di Angustias per il suo fidanzato. Anche lui, sembra molto appassionato. Ieri gli ha raccontato mio figlio che alle 4:30 del mattino, che lui era in strada con la sua giumenta, stavano ancora parlando. 4:30? Fuggia! Questo è quello che mi hanno raccontato. Parla. Pepe, è più di una settimana che va via a luna. Che Dio mi uccida se mento. Anch'io l'ho sentita da sera alle 4. L'hai visto con i tuoi occhi? No, non ho voluto affacciarmi. Adesso non parlate dalla finestra del vicolo. Io parlo dalla finestra della mia camera. E allora, cosa sta succedendo qui? Prova a informarti. Ma Pepe alle 4 del mattino stava una grata della tua casa. Lo sai di sicuro? Di sicuro non c'è niente in questa vita. Madre, non ti ascolta, chi ci vuole perdere tutte queste cose? Ma io saprò informarmi. Se la gente del paese vuole sollevare false testimonianze, troverà contro un muro. Nessuno parli di questa faccenda. A volte arriva un'onda di fango che gli altri sollevano per perderci. A me non piace mentire. Qualcosa ci sarà. Non ci sarà niente! Io sono nata per tenere gli occhi aperti. Ora vigilerò senza chiuderli finché muoia. Io ho diritto di informarmi. Tu non hai altro diritto che obbedire. E tu, pensa ai fatti di casa tua. Qua non si muoverà un passo senza che io lo senta. E ci va la via. Una gran folla. I vicini sono tutti sulla porta. Vai a vedere quello che succede. Dove andate voi? Vi ho sempre sapute donne da finestra e pronte a rompere il lutto. Voi al patio.
ammazzava. Io non volevo. Sono stata come trascinata da una donna. Non è morta. Bernarda! Bernarda! La figlia della librata, la zitella, ha avuto un figlio non si sa con chi. E per occultare la sua vergogna lo ha ucciso e messo sotto a delle pietre. Però alcuni cani, con più cuore di molte creature, l'hanno tirato fuori. E come portati dalla mano di Dio, l'hanno messo sulla soglia della sua casa. Ora la vogliono uccidere, la trascinano giù per la strada e dai campi e dagli uliveti arrivano uomini correndo, dando voci che spaventano la campagna. Sì, che vengano tutti, compare d'ulivo e manici di zappa, che vengano tutti per ucciderla e che paghi quella che calpesta la decenza. Finita con lei prima che arrivino le guardie. Carponi attenti nel luogo del suo peccato. Uccidetela! Uccidetela! Lasciatela